Ciao a tutti, sono Valentina. Come promesso, stiamo per girarvi l'intervista. Buon divertimento a tutti. Più che altro lo faccio per un mio piacere personale, però sapere di piacere anche agli altri certo non mi dispiace. Sinceramente un tale complimento in una circostanza del genere ancora non l'ho mai ricevuto, no? Mi capita di farlo sotto il tavolo, specialmente se mi fanno male i piedi, però non amo farmi vedere mentre lo faccio, no? Sì, mi è capitato per gioco con il mio ragazzo. Eravamo seduti a tavolo uno di fronte all'altro a cena e io ho iniziato a sfiorare la sua caviglia con il mio piede e lui mi ha guardato molto divertito. E come se lo soffro, impazzisco per il solletico in qualsiasi parte del corpo, ma soprattutto sotto i piedi. E all'inizio mi può anche piacere, però dopo un po' non ce la faccio, non lo sopporto. Effettivamente mi piace e mi eccita, praticamente mi passa un brivido per tutta la schiena e trovo molto eccitante. Provo una grande soddisfazione perché sapere che una persona arriva a comprare un paio di scarpe usate da me mi fa pensare che i miei piedini piacciono veramente molto e questo mi fa veramente tanto piacere. Sicuramente con le scarpe da ginnastica sudo molto, sì. Anche se è vero che in estate portando le ballerine a piedi nudi, anche con queste sudo, i piedi mi sudano molto. Come ce ne sono tante al mondo, ad ogni ragazzo piace una cosa particolare di una ragazza e questa la trovo una parte interessante e sensuale, anche se non ho mai avuto ragazzi con questa passione. Io ho avuto da sempre una passione, un amore infinito per le scarpe e quindi penso che venga di conseguenza anche la cura del piede. Poi ho conosciuto i miei amici dello staff e quindi questa vera e propria passione per i piedi e devo dire che mi ci ritrovo in pieno. Tenere i miei piedi sempre in ordine è molto importante per me. Quindi dedico a loro almeno un'ora e mezzo alla settimana per pediture e smalti vari. No, non ho continuato con l'università perché non avevo le idee ben chiare, quindi ho preferito fermarmi al diploma. Poi ho avuto la fortuna di trovare un lavoro che mi piace tantissimo e quindi sono felice così. No, non la trovo giusta perché i collan danno quel tocco sexy e femminile alle gambe che senza non si può avere.
In più coprono anche eventuali imperfezioni, quindi... No, questo no, non porto mai le scarpe aperte con le calze perché non mi piace proprio l'effetto che fa. E poi lo trovo scomodo perché il piede tende a scivolare davanti e quindi ad uscire dalla calzatura non mi piace. Di solito dipende dall'occasione in cui devo indossarli. Ad esempio nel fine settimana scelgo quelli di solito di qualità migliore. In genere li prendo neri, 20 denari, senza rinforzo. E, sì, mentre di solito durante la settimana uso quelli anche più economici, color carne, 20 o 15 denari con rinforzo. Ed inverno mi capita spesso di indossare con di natura molto alta, ad esempio anche 50 denari quando indosso vestitini un po' più corti. Ma in genere utilizzo sempre i collant, li trovo molto più comodi. Ma no, sinceramente questa la ritengo una passione personale, intima, quindi non amo condividerla con altre persone, quindi no, non ne sono a conoscenza. No, senza intimo non riesco proprio a stare, quindi no, non mi è mai capitato. Capita spesso di parlare con le mie amiche di scarpe, spesso andiamo anche insieme a comprarle, quindi condividiamo insieme questa passione, sì, per le scarpe. Non ho stretto amicizia con loro perché so che vengono da diverse parti d'Italia. Però con una di loro ho fatto anche alcuni set, con Silvia, sì, abbiamo fatto delle foto insieme. Ho risposto a tutte le vostre domande, spero che l'intervista vi sia piaciuta. Continuate a seguirmi nel blog, mi raccomando. Ciao, un bacione a tutti!